stata una pedina alla tua piega che c'è. Ehi, sono qui. Cosa? Non tu, il mio gatto, che si chiama come il vero Spider-Man. Comunque, dei bastardi mi hanno rapinato. E devono aver preso anche lui. È terribile. Hai visto dove sono andati? Li ho sentiti parlare della sottostazione elettrica, a due isolati da qui. Troverò loro e il tuo gatto. Certo, grazie. Male non può fare. Prego. Meglio chiamare Genki quando arriva lì. Cosa ci faranno quei tizi in una centrale elettrica? Ah, è l'underground. Vuoi vedere se sono levati quell'Electro? Entro da lì. Ah, no, è la base. Genki, mi serve aiuto. Dei ceffi hanno rapinato Teo e sono corsi alla centrale elettrica più vicina. Strano, hai stuzzicato la mia curiosità. Ti seguo dalla diretta video. Siamo diretta streaming, Twitch. Gesù. I trasformatori. Ok. Ti sembra un elettricista? Pensa a sparare e a tagliare cavi. Gli ordini sono ordini. Passa la cresta, dai retta a me. L'isolato dovrebbe restare al buio, giusto? Credo. Cos'è stato? Cos'è stato? È sempre più dura guadagnarsi la pagnotta per un onesto criminale. Vorrei di aver sentito qualcosa. Il Teo e quelli che hanno rapinato Teo. Dov'è Spider-Man? Dov'è Spider-Man? Dov'è Spider-Man? Mi piace il mio giocatore. Bravo. Carica della centrale è al 64%. Cerca un sistema di backup. No, qua. Riesci corrente sistemi di emergenza. Come? Ok, qua è giusto. Ottima idea quella degli impianti di backup. Te la capi bene come eroe. No, io guardo e basta. Devo trovare il gatto di Teo. Eccolo. Spider-Man! Ehi, fermo! Spider-Man. Spider-Man si è infilato in quel condotto. Ce l'ho fatta! Sto arrivando, Spider-Man. Resisti. Spider-Man, fermo! Oh, io, che bella questa missione. Ah, no. Credo di sapere cosa vogliono quei tizi. C'è una banca vicino, zero corrente uguale zero sicurezza. Quindi ripristinando l'elettricità, sventeremo una rapina. Fermiamo il crimine prima che avvenga. In un mondo dove due eroi prevedono il futuro è nelle tue mani. va bene, concentriamoci. No! Resterà il bernoccolo. Eh sì. Cos'è stato? Allora, ci sta piccendo, quindi qua mi voglio fare un po' più stealth possibile. Caro, dove vai? Dove che vai? Scommetto che è stato Derek! Ah no, ma non stare! Giù! Addosso! È incassato lì. È mio! Ti meriti una lezioncina! Non hai fatto. Bello. Pare che siano stati ingaggiati da qualcuno. Ma da chi? Cosa? Ok, l'energia è a zero. Capito. Vediamo luci di emergenza. Ok, carica gli altri sistemi di backup per riattivare la corrente. Ok. Carica gli altri sistemi di backup. Dov'è? Scusa, Non ho ben capito. Altra gente ancora. Quante persone servono per sabotare una centrale?
Hai le luci di emergenza? No. No, potrebbe essere un operaio della centrale. Occhi aperti. Aglio, buona te. Chi vi manda? Qualcuno che conosco? Ultimo desiderio! Ologrammi, andiamo! Non scherzo, ti ho organizzato il colpo. Ecco, visto, te l'avevo detto di andare, invece no! L'ho fatto zombare da qualche parte. Cerchiamo gli impianti di backup. Ok, muoviamoci. Devo trovare il generatore principale e farlo funzionare. Sì, però dobbiamo svelare Spider-Man. Questi tizi continuano a parlare del loro capo. Chi può essere? Non saprei. Rapinare banche va di moda. Beh, era giusto chiedere. Ecco l'interruttore principale. Devo sbarazzarmi di questi tizi e scoprire come aggiustarlo. No! La sveglia, gente! Qualcuno sta cercando. Lasciamo stare! All'attacco! Comunque, raga, notare che Spider-Man dal telegiornale, cioè, o vuol dire che già lo sai? Non lo so, però mo, pensandoci. Un po' troppo presto. Ormai sei in punto! Fatti tutti? Vediamo l'interruttore. Interruttore, ok. Accidenti, non arriva corrente. Serve un generatore. Generatore, sto qua. Eccolo qui. Il generatore è acceso, ma temo non sia collegato. Ah no? Ah. Collegamento ok. Adesso dovrebbe andare. E luce. Cos'è questo rumore? Spider-Man! Va tutto bene, micio. Spider-Man? Non puoi prenderlo! Stiamo cercando di fare amicizia se non l'avessi capito! Caro! Oh, te mi sei gatto di idea! Oh! Sei più bravo di quell'altro! Ditemi chi ha organizzato il colpo! Consegnatemi il gas e vi lascerò andare! D'accordo? Scordatelo! Non deve scappare! Non aveva sperato! Io sì! È mio! Notte! Prima degli esami. Non scherzo, voglio il nome del vostro capo! Oppure lo scoprirò da solo! Massimo tempismo per fare l'eroe! Non è possibile che il vostro capo sia peggio! Vi ho demolito! Tu non uccidi i nemici! Il capo invece sì! Non hai niente di meglio da fare. No. Già finiti? No. La volta. Sei mio. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Vieni, micio. Quanto andiamoci, sei bello. Spider-Man. Quanto sei bello. Corrente ripristinata, rapina sventata, gatto Spider-Man salvato. Grandissimo come sempre. Accedo all'app ASM e pubblico un post su questi tizi.
Forse ci aiuterà a scoprire chi abbiamo di fronte. A dopo. Ma che bello! Tranquillo, Micio. Ci siamo quasi. Manca poco. Ma quanto è bello! Tra poco sarai di nuovo dal tuo papino. Tranquillo. Calmo, Spider Gatto. Sei bravissimo. Quanto è bello! Beh, adesso lo rimuoto via. Non lo voglio lasciare. Cavolo! Se mi vomiti sul costume, non siamo più amici, bello. Se da mo' lo riporto indietro, però me lo devo un attimo godere. Attenzione! Fammi vedere un attimo. Esci. Mi è scomparso. No, io è scomparso. No, dai, mi stavo divertendo. Mi è stato invisibile. Ma vabbè. Guardatelo. Non c'è. Vabbè. Ehi, Teo, ho una sorpresa per te. Il gatto invisibile. Che cos'è? Ah, che bello. Spider-Man. Sei andato all'avventura. Oh, papà era molto in pensiero. Sì, per colpa tua. Oh sì, per te. Ottimo lavoro, Spider-Man numero 2. Grazie. Sì. Certo. Ehi, hai scoperto per chi lavoravano i nostri ladri di gatti? Sto seguendo due problemi che potrebbero essere collegati. Rapine nelle vie commerciali di Harlem e uno strano trambusto al Fist Nord. Appena so qualcosa ti scrivo sull'app. Perfetto, grazie. Ehi, come va, Spider-Man? Non te parlo. Ehi, mi piaci. Oggi allora ci vediamo. Non mi hai più scritto. Ah, hai ragione, sono stato un po' preso, ma ora sono libero. Dimmi, dove ci vediamo? Ok, tra la 78esima e West End. 78esima? Al Museo della Scienza! Perché? Vedrai, non fare tardi. Eh? Incrocio tra la 78esima e West End. Immagino che scoprirò presto che intendeva. Andiamo, allora. A quanto pare siamo sempre vicino a Harlem, però Harlem è molto più grande. È molto più grande Harlem rispetto a prima. Attività disponibile. Crimini. Ah, ok. È piegata così, dai. Crimine in corsa? Hola, amico. Volevo dirti che al raduno di stasera ci sarà anche il mio food truck preferito. Cerca un logo con un ghiro gigante. Ok, grazie per il consiglio. Ah, mamma, volevo chiederti, visto che sai tutto quello che succede ad Harlem, conosci l'Underground? Ah, sì, sono vandali che attaccano le proprietà della Roxxon. E stanno anche reclutando i ragazzi del quartiere. Perché? Non hanno provato a coinvolgerti in qualche pazzia, vero? No, no, me ne ha parlato zio Aaron. Già... L'ho incontrato per caso alla fermata sotto casa. Sapevi, lavora per la metro? No. E non voglio che parli con lui, lo sai. Oh. Ma tu e papà non mi avete mai spiegato perché non posso più vederlo. Un tempo veniva spesso a trovarci. Dovresti chiedere ad Aaron. Sì, un attimo! Scusa, tesoro, qui siamo nel piano dell'organizzazione. Tranquilla. Corri a salvare il mondo. Un voto alla volta. Ti ho mai detto che sei il mio figlio preferito? Non ho molta concorrenza. Ti voglio bene. Comunque non c'era questa roba nel primo,
È gigantesca quella roba. Questa è stata aggiunta apposta, non lo so. Qui siamo quasi arrivati. Oh, oh, oh. Entriamo. Ehi, Lumaca, quassù. La scala antincendio è un po' traballante. Attenzione. Ho capito. Ecco perché ci vediamo qui. Volevo darti buca, ci hai messo troppo. Aiutami, è bloccata. La capsula ha visto giorni migliori. Ricordi la combinazione? Sì, cavolo, Ma come? Dovete imparare il codice a memoria. Non sarò sempre qui ad aiutarvi. Lo impareremo, tranquillo. Lo impareremo, sì, sì. Certo. Allora, sapete già cosa metterci dentro? Capsula segreta. Lo sappiamo solo noi due. Ah, giusto. La prudenza non è mai troppa. Ehi, Rick, pensi di accettare il lavoro alla Roxxon? Perché? Altrimenti lo vuoi tu? Forse. Dipende dall'offerta. Ok, sei ambizioso, eh? Beh, la proposta è allettante. Vogliono affidarmi le energie pulite. E mi conosci. L'energia pulita salverà il mondo! Adoro i miei piccoli nerd. Oh, parli del diavolo. La Roxxon, torno subito. Ricordi il codice, vero? La sequenza di Fibonacci. Bene. Il nostro premio. Beh, del resto il nostro convertitore spaccava. Vero. Secondo te è ancora esposto al museo? Lo spero. Wow. Guardaci. Che due imbranati. Rick è sempre perfetto, invece. Già. È successo qualcosa? Cos'è? Avete litigato? No. Nessuna lite. Finn... È tutto ok. Perché ci siamo allontanati? Cavolo, è tardi. Devo andare. Ehi, sento che ci stiamo nascondendo qualcosa. La prossima volta, niente segreti. Ok? Ok. Forse. Se sarai puntuale. Ci sentiamo, piccoletto. Lo sai che sono cresciuto, vero? Non qui dentro. Me la conto giusta. Il diploma delle medie fu un'esperienza agrodolce. Finn andò alla Midtown High. Io alla Brooklyn Visions. Ci terremo in contatto, pensavamo, ma... il liceo è tutto un altro mondo. Cavolo. È stato bello rivedere Finn. Potrei cercare anche le altre capsule del tempo. Ma più tardi devo tornare per il comizio di mamma. Comizio di mamma, quindi cosa? Per fortuna ho il mio abbonamento della metro. Ok. Siamo potuti lo zaino. Telefono, c'è. Tessera metro, c'è. Le chiavi di casa? Sì, le ho. Forza, faremo tardi. Ehi, bello, ora ti riempio il costume di neve. Lo hai ancora addosso? Sì, per sicurezza. Andrà tutto bene. Ancora
Comina fino al comizio. Sì, adoro vivere ad Arle. Eventi improvvisati, il miglior cibo in città, musica da paura. Sì, è proprio fico. È splendido. Assurdo. Oh. Scusa. Anch'io voglio iscrivermi al corso di lingua dei segni. Grazie. Ormai vado forte in spagnolo. Ah sì? Esatto. Desde quando? Sì, ok, buona idea. Forse mi esplorerà di... Gloria! Gloria! Ehi, Miles. Lei è la mia compagna, Steph. Anche lei fa volontariato al FIST. Piacere di conoscerti. Sono sicura che ci vedremo al rifugio. Oh, a proposito. Non hai turni fino alla fine delle vacanze. Sempre che si riapra. Che vuoi dire? Non preoccuparti. Goditi il comizio di tua madre. Ti chiamo dopo le vacanze. Gloria è la ragazza che abbiamo salvato nel... Vuoi andare al comizio? Primo o secondo episodio, mi pare. Guardate la Roxxon. Ehi, facciamoci un hot dog prima del comizio. Oh, Aaron, vendono delizioso. Non mi aspettavo di vederti qui. Me ne vado prima che arrivi tua madre. Lui chi è? Il mio amico Genki. Mi aiuta con una ricerca sui ragni. Ah. Tieni in riga mio nipote, ok? Ci provo, ma con lui non è facile. Sono ancora qui, sapete? Goditi il comizio, ragazzi. Non mi aspettavo, cara. L'ha capito da solo. Non vedo l'ora. Ti racconto tutto a casa. Proprio il comizio. Buona fortuna, signore. Grazie, Tim. Guarda, la Roxxon non smette un attimo di vigilare, eh? Quanto pare. Buenas noches, vecinos. Ricordate cosa abbiamo perso quando la Roxxon ha demolito il quartiere? Ehi, hey, è tutto ok? Lo ricordo io. Sì, è solo... Lì c'era la gelateria Paolo. L'ultimo comizio. Che preparava il miglior gelato artigianale di New York City. E l'asilo Giunipero. Andrà tutto bene, dai. Tua madre è protetta dalla sua gente. La chiesa di Santa Teresa, dove il coro donava la sua musica al quartiere ogni ora domenica e mercoledì. Ora sei Spider. Anche ora, la Roxxon sta inondando l'intera città con il Nuform, un carburante sperimentale, senza spiegarci i suoi rischi. Questo messaggio è per la Roxxon. L'uomo a cui obbedite, Simon Krieger, è un assassino. Questo edificio è un monumento a tutti i crimini che ha commesso. Non permetterà che apra. L'underground lo fermerà. Abbiamo un problema. Oh oh. Fermi! Indietro. Mantenete la calma! Non puoi scappare! Puntare! Tu pensa a loro! Io aiuto tua mamma! Indietro! Non scherzo! Oh oh. Ma? L'aiuto io! Andiamo! Per questo momento. Non metterti in mezzo, Spider-Man! E tu devi aspettare. Figo! Siete al comizio sbagliato! Ah, cazzo, sono il cecchino. Dove sei giunto? Allora, scusa, no. Ma sei pure della Roxxon, perché stai sparando me? Battuti in metropolitana, ti batterò ancora! Miles, siamo a casa. Nadia sta portando tua madre all'ospedale. Cosa? Come sta? Si è fatta male a un braccio cadendo. Tranquillo. Pareva, mamma mia, mi sono preoccupato. Che combina l'underground? Questo attacco non ha senso. Credevo che volessero il Nuform, ma qui non ci sono scorte. Devo scoprire cosa in mente di Internet.
accede ai tuoi sistemi. Però tutto è possibile. Buona idea. E Genki, grazie di tutto. Di nulla, bella. Al diavolo, voi e le vostre lucine! Finito? Cos'era? Oh mamma. Aiuto! Che l'esplosione. Miles, gracias a Dios. Dove sei? Sono a casa, ma posso raggiungerti in ospedale. No, resta lì. Ma sei ferita. E se ti capitasse qualcosa mentre non ci sono? Mio, stavolta è diverso dal principio. Stiamo tutti bene. Resta al sicuro. Entiendes? Quando torno, ti faccio firmare il gesso. Ok, ma... nos vemos en casa. Te quiero. Bello questo fatto, però. Zio Aaron, tutto bene? Sto bene. Stavo cercando te e tua madre. Dove ti trovi? Vado al Breakaway Bridge. C'è stata un'esplosione. Ok, ma se arriva la Roxxon, scappa. Capito? Cercheranno qualcuno a cui scaricare la colpa e non si accontenteranno. Ok, terrò gli occhi aperti. Sì, però adesso sono arrivato. Non mi rompere. L'attacco al Plaza era solo l'inizio. Ho un diversivo. Vai, vai, di Roxxon! Ehi! Non ammazziamoci tra noi, ok? Oh mamma. Ci interessa il Nuford. Ignorate il resto. Sbarazzatevene e prendete tutto quello che potete. No. 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 Sintere del figlio. Uno destabilizza. A terra! Miles, fai solo guai. Fai solo guai, Miles. Trattenetelo. Dove arriva? Miles, dove ci sia? Miles, ho visto l'esplosione. Tutto ok? Io sto bene, ma hai visto? Vincere! Ci credo. L'ho incontrata oggi. Se solo avessi capito prima. No, non è quello. Ero così felice di vederla da rifiutare la verità. Devo stare più attento. Arrendilo. No, raga. No. Il ponte crollerà. Devo fare qualcosa. L'esplosione è stata colpa tua. Vai lontano da me. A noi. Oh mamma. Oh mio Dio. Qui ci sono. Oh no! Riparare il ponte! Prima
prima che venga giù. Le fiamme. No. Oh, il pullman. L'autobus. Forza, uscite! Tranquillo, ti tengo io. No. Grazie a Dio. Quella gente è in trappola. Mi è venuta un'idea. Cosa fa? Oh. Dai! Serve qualcosa che faccia da ponte. Via. Oh, no, mamma. No. Posso farcela. Vabbè. La scena iconica, mamma mia. Il giorno da Spider-Man ha distrutto un ponte. È colpa mia. I poteri sono devastanti. Stanno tutti bene. Dopo l'esplosione il ponte ha iniziato. Abbiamo l'altro Spider-Man a tiro. Attendo ordini. Che succede? Non ne ho idea. Roger. No! No, non sono un nemico! Che cosa state facendo? Tu, ci ha salvato! Sì, lasciatelo stare! Vi sto riprendendo! Ragazzo. Siamo di scemo! Metta via il telefono! Ho detto di metterla via! Ora! Ehi, non la toccare! Andatevene! Eh? Ultimo avvertimento! Li ho salvati! Ma cosa? Dov'è finito? Caduto. Lo hanno spinto. Dobbiamo aiutarlo. Quindi siamo invisibili. È una delle specialità di Miles questa. La Roxxon non prometteva energia alle persone. Pallottole altro che energia. Non mi hanno neanche ascoltato. Stai bene? Non lo so. Ma... Oggi abbiamo ospite Simon Krieger per parlare di quanto accaduto al Braithwaite Bridge. Dunque, a me il nuovo Spider-Man sta anche simpatico, ma la sua, come chiamarla, bioelettricità... Vuoi fare colazione? ...ha danneggiato gravemente delle proprietà della Roxxon e ha anche distrutto il ponte. Sono tutte balle. Non è andata così. Ma... Fine Tinkerer. Ha rubato il Nuform. Non so il perché. E il ponte è crollato per colpa mia. No, non è vero. Vado alla sede del comitato elettorale. Volete che vi prenda qualcosa? Posso portarvi del dulce de coco? Ma non molli dopo ieri sera. Perché dovrei? Ho promesso di proteggere il quartiere. E lo farò. Potevi...
Potevi morire. La nostra famiglia non si arrende. E lo sai. Mamma, il dolce de coco mi andrebbe. Se non ti dispiace. Non mi dispiace. Con i miei poteri pensavo di poter risolvere qualsiasi cosa. Fare tutto ciò che fa Spider-Man. Quando parli di Spider-Man, intendi sempre l'altro. Tu sei Spider-Man. Troverai un modo. Il tuo modo. Fatti sentire da te. Oh. Bello. Ragazzi, mi sono costumato. Scrive gente con dita sinistra. Amico mio, la situazione sembra seria, eh? Vabbè. In questi tempi l'amichevole app è più utile che mai. Ci serve un nome più breve. Le app migliori hanno nomi di una parola. Raga, ma quanto è madre. Miles, finalmente ti sento. Oh, hey Pete, che succede? Ho visto il TG. Era in Simcariano, quindi non so se è esploso un ponte o si è affumicata una pinta, che non avrebbe molto senso. Comunque, sto guardando i voli. Potrei essere lì entro domani sera. No, non preoccuparti. È tutto a posto. Ho scoperto i responsabili e li fermerò. Promesso, ok? Ok, mi fido di te. Ma ricorda, se ti serve aiuto, chiama e prenderò il primo volo. Altrimenti ci vediamo tra un paio di settimane, ok? Certo, grazie. E buona fortuna con il Simcariano. Ah, perché ci sono 7 parole diverse per bagno? Comunque, raga, che dire? Quanto è figo. E continueremo questa avventura nel prossimo episodio. Abbiamo scoperto chi è Tinkerer, la ragazza che ci voleva bomba. E niente. Raga, grazie per la compagnia di oggi. E noi ci vediamo domani con il nuovo episodio. Bella.